La legge prevede che si
dal parere vincolante del servizio fitosanitario regionale. La legge prevede poi delle sanzioni per i eventuali danneggiamenti arrecati al soggetto tutelato. Quindi il decreto contiene tutto ciò. Chi gestisce gli alberi tutelati ai sensi della LUE? Normalmente è il comune in cui l'albero vegeta, anche se ci sono diverse possibilità contemplate dalla legge. Normalmente i nostri alberi sono gestiti dai comuni. E dal 1977 ad oggi sono stati emanati numerosi decreti e nello stesso tempo sono stati attuati dei programmi annuali di finanziamento degli interventi a favore della salvaguardia degli alberi e sono state realizzate in particolare da Didacma numerose iniziative di promozione di informazione e conoscenza del patrimonio arboreo tutelato, come mostre e pubblicazioni. Quindi diciamo che la Regione in questo periodo ha dato attuazione alla legge con i propri strumenti e con un sistema di relazioni a tre che vede il servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna, responsabile della cura e la tutela degli alberi monumentali, che ha un ruolo di coordinamento ed è il servizio che predispone i decreti di tutela e di rimozione del vincolo e che dispone anche le risorse finanziarie per gli interventi di salvaguardia. Poi il servizio fitosanitario regionale esprime i pareri vincolanti su interventi conservativi di salvaguardia, esprimendosi sullo stato sanitario e poco sappiamo, anche se la delibera dice sulle condizioni statiche delle alberature, in quanto non ne ha né le competenze né la strumentazione. Come abbiamo visto anche oggi, parlando anche con Lorelli, poi sono dei tecnici abilitati a fare questo lavoro per conto dei comuni. I banchi elaborano invece progetti di ricerca, promozione, iniziative di conoscenza e divulgazione sul patrimonio ed eroga, istruisce le proposte ed eroga in un rapporto con i comuni i fondi necessari agli interventi di conservazione. Questo è un sistema di relazioni che è previsto dalla legge 2 e da una delibera attuativa e che viene in qualche modo ripreso anche dalla proposta di legge regionale, seppure con qualche aggiustamento. Quindi vediamo che dal 1980 al 1997 i decreti emanati sono stati 646 e hanno riguardato alberi singoli, in gruppo, in filari e in boschetto. Nel corso di questi anni poi alcune tutele sono state rimosse, in alcuni casi si è trattato anche semplicemente di una presa d'atto di cedimenti degli alberi protetti, altre volte sono state proposte la rimozione dagli enti gestori stessi. 114 quindi sono state le rimozioni e attualmente le tutele ammontano a 532 elementi. Nel frattempo è subentrata la normativa nazionale e quindi, come è stato già detto questa mattina dalla dottoressa Farina, i provvedimenti normativi fondamentali che citano l'albero monumentale sono da una parte il codice urbano, il codice dei beni culturali e del paesaggio, che quindi assimila gli alberi monumentali agli altri beni di interesse, di pubblico interesse, al pari dei complessi archeologici, degli edifici, dei castelli, dei centri storici di maggior pregio. E soprattutto poi la legge 10 e i suoi provvedimenti attuativi che arriva a una definizione giuridica univoca di albero monumentale e detta le disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate. Anche qui diciamo che il pregio della legge 10
quello di individuare e stabilire su tutto il territorio nazionale una definizione di albero monumentale omnicomprensiva. Abbiamo vista stamattina, non ci torno sopra. E questa definizione vale su tutto il territorio nazionale, che vuol dire che i nostri alberi tutelati ai sensi della legge 2 non si possono più chiamare alberi monumentali, sono in primo luogo alberi di pregio. Gli alberi monumentali sono quelli soltanto che sono protetti ai sensi della legge 10 del 2013. Poi la legge ha individuato dei principi e dei criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali attraverso un decreto interministeriale e ha favorito la realizzazione in tutte le regioni di un censimento degli alberi monumentali che vedeva dei comuni il fulcro di tutta questa attività. Le regioni avevano un compito di coordinamento. E la legge istituisce anche l'elenco nazionale degli alberi monumentali, gestito inizialmente dal Corpo Forestale dello Stato, ora dal MIPAF, e trovate nella pubblicazione della cartellina, quindi anche l'elenco degli alberi che la regione ha proposto e che sono stati accettati come alberi monumentali in Italia. Ovviamente la legge prevede il divieto di abbattimento e di danneggiamento e delle sanzioni che abbiamo visto stamattina essere piuttosto consistenti, lo ripeto, da 5.000 a 100.000 euro, e istituisce la giornata nazionale degli alberi il 21 novembre. Quindi noi come regione siamo stati chiamati a realizzare il censimento degli alberi monumentali in Italia per quanto riguardava il nostro patrimonio arboreo. Come potevamo fare? Potevamo organizzarci in modo diverso, le regioni hanno fatto un po' con un proprio metodo. Avremmo potuto proporre tutti gli esemplari già tutelati oppure richiedere semplicemente una conferma ai comuni e così via. Diciamo che abbiamo colto questa occasione per rivedere e licenziare tutti gli alberi che facevano parte del patrimonio tutelato ai sensi della 2. L'occasione era buona perché l'ex Corpo Forestale dello Stato, in convenzione, ha agito realizzando, compilando le schede descrittive di tutti gli alberi e favorendo da parte dei comuni anche l'invio di nuove proposte. Quindi abbiamo censito più di 600 alberi e li abbiamo valutati tutti in un gruppo di lavoro, è stato un lavoro piuttosto lungo, di mesi, che ha visto il coinvolgimento di BAC, del servizio fitosanitario, della sovrintendenza e di altri dei colleghi del servizio pianificazione paesistica e anche degli stessi ora carabinieri forestali. Il risultato è stato, da una parte, le 107 proposte che ora sono diventate 104 e di questi 104, 41 erano già tutelati a livello regionale e gli altri sono nuove proposte. Quindi abbiamo avuto la possibilità di valutare e individuare dei nuovi alberi da tutelare con la legge nazionale. E non c'è la dottoressa Carina che risponde di questi di questi alberi circa 40 sono già hanno già il vincolo paesaggistico, sono già beni di pubblico interesse e altrettanto per altri 40, per cui il procedimento è in corso. Diciamo che quindi questa doppia protezione si sta già attuando
Diamo qui una sintesi, giusto per curiosità, dei dati sugli AMI. Bologna è la provincia con più AMI, segue Modena, Ravenna sono 9 gli alberi proposti, di cui alcuni abbiamo già visti oggi. E per quanto riguarda le specie, molto azzeccata la bandina del convegno, perché diciamo che il platano in ambito cittadino è la specie più tutelata, mentre le querce lo sono negli ambienti naturali e seminaturali. Quindi il censimento è stato occasione per riflettere sulle carenze di adeguarsi alla normativa nazionale e a tutti gli strumenti attuativi che poi nel frattempo sono stati messi in campo, ma soprattutto quello che è stato evidenziato è una carente presa in carico della tutela e della gestione da parte dei soggetti preposti, dei comuni e delle proprietà. Sapevamo già che l'iter procedurale per la tutela è un po' lungo e complesso, perché non possiamo andare in commissione per un singolo albero, dobbiamo ragionare un certo numero di proposte e valutarle. E la vigilanza è spesso carente e le sanzioni amministrative sono irrisorie. Una mancata disciplina di tutti quegli aspetti tecnici che oggi abbiamo visto essere stati disciplinati anche a livello nazionale con le linee guida e poi la carenza di risorse, perché le risorse sono quello che sono e forse spesso non bastano per soddisfare le richieste di intervento dei comuni, e sono tutte di tipo pubblico, non coinvolgono la società civile. E poi il terreno scivoloso della rimozione del vincolo, di cui stamattina si è parlato molto. Quindi diciamo che la carenza e la lacuna più grande ha riguardato proprio la gestione comunale. Adesso non so se in sala ci sono dei comuni, che non sono tutti probabilmente virtuosi come il comune di Ravenna, ma dal censimento quello che è emerso è che molti degli alberi tutelati di fatto erano in parte compromessi, vuoi nella chioma, vuoi nell'apparato radicale dovuto a pavimentazioni o addirittura alla costruzione di piccoli manufatti. E soprattutto, cosa di cui si è parlato molto oggi, gli interventi erano stati realizzati da personale non preparato. Nel tracciare alcuni lineamenti della nuova proposta di legge. Sono d'accordo con la dottoressa Moro, le leggi non sono lo strumento unico per tutelare un patrimonio arboreo, però sono un presupposto fondamentale e quindi poi è il nostro compito, e quindi diciamo che è utile riflettere e aggiornare la legge in modo che sia più efficace possibile, tenendo conto
razionalizzazioni e alcune innovazioni e crediamo dei miglioramenti. Il titolo che potrebbe avere è quello di disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, degli esemplari arborei, dei filari, delle alberature di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, storico e culturale. Quindi è strutturata su doppio binario. Patrimonio arboreo di interesse regionale e locale. Si riprende anche il discorso dei boschi vetusti dalla normativa nazionale, tema che non era compreso nella nostra legge. E quindi si riporta il testo di legge a una coerenza con la normativa nazionale e si riclassifica tutto l'attuale patrimonio che si individuano poi i criteri per la classificazione degli alberi che verranno di nuovo proposti, c'è l'articolazione delle responsabilità a più livelli istituzionali, perché molto spesso i comuni avevano visto la posizione del vincolo come una pesante imposizione dall'alto e non tanto come un'opportunità di valorizzazione aspetti tecnici che non sono in legge ma che sono utilissimi per guidare anche l'operato dei comuni come indicazione tecnica e come indicazione di procedimento. Vengono aggiornate le sanzioni perché erano veramente un po' anacronistiche e si prevede una programmazione finanziaria triennale. Adesso riprendo uno brevemente aspetti, quindi c'è il recepimento della definizione di albero monumentale così previsto dall'articolo 7,1 della legge 10 e anche quella del bosco vetusto del decreto legislativo 34/2018. Ecco, veniamo alla classificazione perché forse questo è un elemento di novità. Sono previste gli alberi monumentali veri e propri sono quindi solo quelli di interesse nazionale, poi ci sono gli alberi di pregio che sono di interesse regionale oppure locale. E quelli di interesse regionale riguardano tutta una serie di casistiche che vedete qua elencate, dalle formazioni arboree storiche alle formazioni a bosco parco di interesse storico culturale, le formazioni arboree di notevole valore ecologico e quelle relitte incluse nelle aree urbane di interesse storico testimoniale. Quindi dovremmo andare a coprire un po' tutta la casistica degli alberi, singole formazioni arboree di più vasto interesse presente nella nostra regione. Quelli di interesse locale invece sono affidati ai comuni, regolamentati, valorizzati attraverso questa legge, ma soprattutto dal regolamento edilizio dedicato agli spazi verdi e all'ambiente ai sensi della legge comunale che i comuni sarebbero tenuti a approvare. Quindi l'iter è molto più semplice perché che vede un atto del dirigente e in primis dobbiamo verificare se tutto ciò è possibile, dando però tuttavia la possibilità ai proprietari e ai portatori di interesse di poter ricorrere verso l'altro. L'approvazione dei criteri per la suddivisione degli alberi in tre categorie avviene con una delibera e poi si tratta di snellire anche un po' le istruttorie e l'iter per l'approvazione degli interventi a carico degli alberi. Ad esempio per la
della messa in sicurezza che invece dovrebbero vedere il coinvolgimento di un tecnico abilitato, formato ad hoc e quindi anche di un'approvazione da parte dell'ente competente. E poi idem dovrebbe succedere per quella necessità di abbattimento che non presenta alternative. La legge prevede anche delle forme di partecipazione, intanto possono essere anche i cittadini stessi a proporre la tutela, non solo le associazioni e le università. E il punto di snodo anche in questo caso sarebbero i comuni che poi formalizzano la proposta alla regione. L'altra possibilità è quella offerta dalla legge per riformalizzare un accordo per poter finanziare l'intervento, la promozione degli esemplari arborei da parte di imprese o gruppi di cittadini. Ecco, vediamo anche questo aspetto dell'approvazione dell'aggiornamento delle sanzioni che attualmente sono veramente irrisorie anche confrontate a quelle nazionali, perché parliamo di una forbice dai 25 ai 250 euro nel caso di danneggiamento, abbattimento, che è vero che la sanzione non è l'unico deterrente, ma sicuramente dobbiamo metterci in mano. E per gli anni vige ovviamente la sanzione prevista dalla legge nazionale, mentre per quelli di interesse locale le sanzioni dovrebbero essere individuate, come penso sia stato fatto dal regolamento di Ravenna, dal regolamento comunale. Dobbiamo verificare se l'applicazione delle sanzioni e l'introito dei proventi può competere i comuni stessi. La programmazione triennale sarebbe funzionale a consentire delle risorse regionali sia gli interventi urgenti ma anche quegli interventi pianificati. Abbiamo visto oggi che comunque un intervento diciamo delicato e rispettoso che può interessare più annualità è sicuramente migliore di un intervento drastico e quindi attualmente non c'era la possibilità di fare un programma di interventi che si articolasse sulle annualità. Anche i bilanci sappiamo che ci consentono ad esempio una programmazione triennale. La stessa cosa può valere per i progetti di promozione e valorizzazione degli alberi tutelati. Sto arrivando in fondo alla presentazione e come dicevo attualmente la disciplina della rimozione del vincolo avviene con un'ordinanza sindacale in caso di abbattimento urgente per motivi di pubblica incolumità presso la perizia tecnica. L'adozione invece dello stesso iter previsto per l'assoggettamento a tutela è necessario nel caso ci sia una domanda formalizzata dal comune che si avvale del parere del servizio fitosanitario, che in questo caso, ripeto, è più abilitato a agire su e a pronunciarsi sul pericolo di diffusione di patogeni che altro. Quindi la proposta di legge dovrebbe rimandare a una direttiva che è un po' in sintonia con le linee guida ministeriali per una chiara indicazione della casistica e dei procedimenti, solo nei casi motivati e procrastinabili e con possibilità di soluzioni alternative. Quindi questi sono un po' i temi della nuova proposta e anche questa può essere, siccome non arriverà addirittura dal vincolo in questa legislatura, come potete immaginare, anche questa può essere un'occasione buona per raccogliere contributi e pareri. Io vi lascio con questa citazione perché diciamo l'occasione, il mio compito era molto burocratico amministrativo e l'ho svolto, però vi
diciamo, l'occasione era particolarmente ghiotta per poter parlare anche di etica, come previsto, e quindi anche di dare un suggerimento di lettura a quello che secondo me è un libro straordinario, che dopo la lettura di questo libro credo che chiunque, anche come citato oggi, il bancario o la casalinga, cosa è stato detto, non mi ricordo, possa porsi degli interrogativi facendo jogging o passeggiando sotto un albero o un filare di alberi. Come è stato detto oggi, l'uomo fa fatica a riconoscere dalla propria sensibilità. Quindi gli alberi nei loro diritti e nelle loro dignità non sono percepibili. Patti, la pianta, è una biologa che un po' come Stefano Mancuso viene in questo caso allontanata dal mondo accademico perché scopre e divulga proprio che gli alberi comunicano tra loro, emanano e sono una comunità solidale e non degli individui. Quindi vi invito a leggere quest'albero, questo libro e a farlo conoscere. Grazie.